Arrivano dalla regione Emilia-Romagna i primi 740.000 euro per restaurare il Palazzo del Podestà di Piazza del Popolo. In particolare, i fondi verranno utilizzati per la Sala dell'Arengo. Il progetto, infatti, presentato dal Comune di Faenza, si è aggiudicato parte dei fondi messi a disposizione dalla Regione per migliorare competitività e attrazione dei territori. 32 i milioni messi a disposizione da Bologna per aree naturali e patrimonio culturale cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il Salone dell'Arengo è la sala più grande all'interno del Palazzo del Podestà. Un tempo era il Parlamento cittadino dove i rappresentanti del popolo si riunivano per eleggere magistrati, approvare leggi e statuti e per amministrare la giustizia. Nel XVI secolo, vista la sua grandezza, veniva addirittura utilizzato per il gioco del pallone, come teatro, prima della costruzione del Masini, per deposito di grano e come scuola pubblica. Il progetto del Comune di Faenza prevede il restauro della sala che sarà poi destinata ad esposizioni, convegni e piccoli spettacoli. Inoltre costituirà una sorta di portale di accesso dei visitatori della città, un proseguimento del padiglione Faenza di Expo 2015. Al suo interno, con moderne tecnologie, verranno presentate in modo innovativo e dinamico le principali vocazioni del territorio, scandite dal calendario delle manifestazioni consolidate, dalla stagionalità e dalla vivacità del tessuto culturale e associativo della città. I lavori, finanziati con i fondi regionali, riguarderanno il restauro della Sala dell'Arengo. Dovranno essere realizzati nuovi impianti tecnici e dovranno essere acquistati gli arredi e i servizi necessari per le attività pubbliche. Infine, dovranno essere realizzate nuove uscite per rispettare i parametri di sicurezza. 1.480.000 euro la spesa complessiva prevista, che verrà quindi finanziata per circa la metà dalla Regione. Si tratta di un primo stralcio dei lavori, poiché per portare a termine il restauro di tutto il Palazzo del Podestà sono già stati calcolati 2.200.000 euro, fondi per i quali si cercheranno ulteriori finanziamenti, mentre rimane sempre in piedi l'ipotesi di un aiuto da parte di privati mediante la permuta di una porzione di Casa Manfredi. Oltre al Salone dell'Arengo, infatti, dovrà essere restaurata l'ex scuola di musica presente all'interno del Palazzo del Podestà, che diventerà una sorta di ridotto per attività complementari e integrative, da utilizzare ad esempio come sala stampa, oppure per presentazioni, inaugurazioni e piccole conferenze. Oltre ai servizi igienici e ai locali tecnici, il progetto globale prevede la realizzazione di un locale di distribuzione da allestire come piccola caffetteria. Infine verrà realizzata una nuova torre d'accesso che permetterà di raggiungere direttamente il Salone dell'Arengo. La torre verrà costruita dove un tempo sorgeva la Torre Vecchia, poi andata distrutta nel 1776 in Piazza delle Erbe, e permetterà l'accesso anche ai disabili tramite un ascensore. Dall'ultimo piano della torre partirà un ballatoio che porterà all'accesso del salone realizzato sulla falsa riga dei ponti mobili delle antiche torri d'assedio medievali. La nuova struttura inoltre sarà illuminata anche di notte con strisce di LED per segnalare la presenza di eventi nel salone.